Ciao, mi chiamo Mariana De Sanctis e il progetto che sto per presentarti si chiama EmoHoop. EmoHoop è un progetto che ho sviluppato dopo 13 anni di lavoro come hooper, 4 anni di scuola di circo e diversi incontri con diversi professori di danza contemporanea o di stage di clown. Altra parte molto importante di questo insegnamento è stato il contatto diretto con gli studenti, quindi in tutti i miei anni di lavoro, che siano stati 2 giorni o un workshop intensivo o un coaching personale, ho potuto sviluppare e vedere anche questo mano a mano negli anni di cosa le hooper avessero bisogno e di come le cose evolvevano e quindi affrontare con loro le problematiche che affrontano come performer o come semplicemente hoopers. Infatti il mio lavoro di EmoHoop è collegato su 3 centri che sono testa, cuore e corpo, quindi sono pensieri, emozioni e movimento. Per me la scena è l'azione, quindi il movimento, il pubblico è il pensiero, quindi quello che pensa quando guarda qualcosa, l'emozione è l'artista. Per me l'artista deve essere un conduttore di emozioni e quindi si piazza in mezzo per poter collegare questi 2 mondi che altrimenti non avrebbero connessione. Il lavoro che faccio con EmoHoop è destinato a delle hooper, ma con il tempo ho scoperto che era un metodo che poteva essere destinato anche a delle persone che facevano altre discipline di circo, anche solo la danza come lavoro. Proprio perché lavora su una parte personale di se stessi. Credo che la gente mi ha sempre chiesto come fai questo, come trovi questa figura, come fai a creare così tanto materiale, come fai a essere così espressiva. Mi sono resa conto che quello che cercavo anch'io nella mia testa era l'originalità, come io potevo distinguermi dalle altre senza massacrare le altre persone che facevano il mio stesso lavoro, quindi senza mangiare la testa degli altri. E ho scoperto che non c'è cosa più originale della chiave della onestà. Non onestà come l'intendiamo di non dire bugie o cose del genere, perché siamo comunque artisti che vanno in scena, ma quell'onestà di essere capace di ascoltare che succede e ridarlo fuori anche trasformandolo. Sono felice dentro, posso essere triste fuori, sono triste dentro, posso essere felice fuori. Quindi è una capacità di trasformazione dell'emozione. Per me essere un artista di circo, essere artista in generale, che tu sia un hooper, che sia qualcos'altro, deve essere un mezzo per comunicare uno stato interno verso l'esterno. Non può esistere solo l'egocentrismo e l'essere bravo alla tecnica. Può durare un tot di tempo, ma poi cosa rimane? Per me la cosa più importante è stato vedere quante opere d'arte esistono al mondo che sono rimaste intatte e rimarranno sempre quelle per anni, secoli e millenni. Posso comunque essere un segnalibro nel libro della mia storia, di quello che voglio insegnare o trasmettere. Sto facendo dei meeting online con Zoom Meeting, che si chiamano EmoHoop Zoom Meeting, ogni venerdì, con diverse hooper da diverse parti del mondo, con diverse esperienze, persone che non si conoscono fra di loro, che non hanno tanta dimestichezza con i social, persone che sono completamente influencer con i social oramai. Spero che quello che vi ho raccontato si capisca. Eventualmente potete chiedermi informazioni, mi trovate su Facebook con il mio nome, Mariana De Sanctis, o su Instagram sempre con Mariana De Sanctis. Eventualmente, se volete trovare anche il gruppo, si chiama EmoHoop, dove potete vedere le cose che pubblico e workshop che ho fatto o diverse testimonianze. Grazie tante, spero di vedermi in uno dei meeting e ciao!